Anche quest'anno ho il piacere di riassumere quanto ho fatto durante il corso di questi 12 mesi. Ci sono state molte esperienze nuove. Ho avuto la possibilità di provare prodotti nuovi, sia per l'orto che per la campagna, utensili e quant'altro. È stato un anno interessante, molto bello, soprattutto nella prima metà. Poi la parte invernale invece stenderei un velo pietoso perché non ho avuto molta fortuna e quindi non ve ne parlo. In questo video ho il piacere di fare gli auguri a tutti voi delle prossime festività, Natale e Capodanno, e vorrei tirare un po' una linea di quanto ho fatto fino adesso e vedere un po' i progetti futuri, perché l'anno prossimo sarà un anno molto interessante per me, spero anche per il canale. Ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Il 2023 è stato un anno molto intenso, soprattutto fino ad agosto. Poi ho dovuto rallentare per motivi miei e quindi a quel punto ho dovuto fare una scelta se sacrificare molte altre cose per fare due video a settimana o se farne uno soltanto, tornare all'inizio, fare qualche video breve, gli shorts, insomma, in più. Ho aperto un profilo su TikTok, un social molto interessante, non che io ne sia particolarmente fan di quello come tutti gli altri, preferisco un approccio più reale. Detto questo, guardiamo un po' quello che ho fatto quest'anno. È stato un anno, come vi dicevo, molto molto interessante. Inizierei col decespugliatore. Quest'anno ho cercato di risolvere alcuni problemi che attanagliavano il mio vecchio Oleo Mac, e mi sa che l'anno prossimo lo butto al macero, perché li ho risolti sì, però ancora non è perfetto come piacerebbe a me. Nel frattempo ho provato qualcosa della Active e sono un mondo avanti, il mio è molto vecchio, quindi penso che sia ora di cambiarlo. Comunque ho fatto vedere l'importanza dello sfiato dell'aria. Se questo non funziona regolarmente, il decespugliatore si spegne dopo pochi secondi. Ho fatto vedere cosa succede quando le membrane sono secche. Anche in quel caso la carburazione fa un po' quello che vuole, quindi non va come dovrebbe. E ho parlato della coppia conica e dell'importanza di un ingrassaggio periodico, soprattutto se lo si utilizza molte ore al giorno. Ecco, questa è un'operazione che veramente costa pochi centesimi, però se non la si fa regolarmente si rischia poi di spaccare la coppia conica. Parlando di orto, quest'anno ho introdotto per la prima volta il Bacillus thuringiensis e devo essere sincero, lo avessi provato prima, perché con un solo trattamento ho eliminato i bruchi del cavolo, ovvero la cavolaia che aveva infestato i miei cavoli. Un secondo trattamento l'ho fatto dopo 15 giorni e basta. Io praticamente con due trattamenti ho salvato la produzione autunnale e invernale dalla cavolaia. Ho introdotto poi la zeolite sul mio canale. È stato molto interessante perché io arrivavo da anni di utilizzo di bentonite caolino e tannino di castagno. Allora ho introdotto la zeolite, ma l'ho subito miscelata con l'estratto di castagno per aumentarne l'efficacia. E devo essere sincero, il risultato è stato eccellente. Ciò non toglie che, per quanto riguarda la copertura contro i raggi solari, contro le scottature, secondo me continua a essere più efficiente il tris dei prodotti formato appunto da caolino, estratto di castagno e bentonite. Formano una patina molto più attiva contro i raggi del sole. È un mio parere, per carità. Comunque la zeolite mi è piaciuta e continuerò a utilizzarla in alcuni momenti dell'anno, anche perché la si può utilizzare veramente su tutto. E tra un mese la proverò anche sulle giovani piantine del mio prossimo semenzaio. Non vedo l'ora di iniziare perché è la parte migliore dell'orto, secondo me. La zeolite l'ho utilizzata con successo anche contro le cimici, appunto, insieme all'estratto di castagno, e anche lì ho avuto un gran bel risultato e lo alternavo con il tris dei prodotti e devo essere sincero, i risultati sono stati veramente molto interessanti. Ho parlato ancora poi di peronospora e di marciume apicale sui pomodori. Combattiamo fino allo stremo delle nostre forze. Arriveranno sempre queste due patologie, però cerchiamo di portare avanti la stagione il più possibile, sia con il calceofogliare e sia con il caolino bentonite oppure con la zeolite. Con questi rimedi naturali riusciamo a prolungare la vita delle piante e quindi la salute dei pomodori. Io ho raccolto pomodori, se mi avete seguito sui social, fino a novembre, complice anche un tempo veramente strano, impazzito. Arriviamo all'ultima parte dell'anno. Vi ho parlato della mia cucina a legna, una cucina economica, è una nordica, ha 9 anni, ma sembra nuova anche perché non l'abbiamo utilizzata tantissimo, la utilizziamo 5-6 mesi all'anno, non di più. Devo essere sincero, ho avuto un grande riscontro di visite su questo argomento. Non pensavo
pensavo che fosse così diffusa e non pensavo che ci fosse tutto questo interesse dietro. Allora ho cercato di approfondire i vari argomenti correlati alla cucina a legna, quindi ho parlato un po' poi dell'accensione del fuoco dall'alto per minimizzare la produzione di sostanze inquinanti dovute alla prima accensione. C'è molta differenza tra accendere dal basso e accendere dall'alto. Quando vedrete questo video, a giorni vedrete anche i video sulla diavolina spazzacamino, molto interessante. Vedrete dei risultati, a mio avviso, incoraggianti. Vi faccio vedere come funziona nel camino e vi faccio vedere cosa riesce a pulire. Tornando alla cucina a legna, ho poi parlato della pulizia del piano di lavoro in ghisa. Ci sono vari sistemi, io ne ho utilizzati un paio, ve ne ho fatto vedere soltanto uno. Il più semplice, ma con risultati davvero davvero interessanti. Finiti gli argomenti principali del 2023, vi parlo un po' del 2024. Nel 2024 vedremo nuovamente il semenzaio, quello fatto in casa. Ogni anno cerco di aggiungere un tassello, sia per me, ma anche per chi mi segue, insomma. E quest'anno introdurrò la zeolite, dopo aver introdotto lo scorso anno la perlite, che continuerò a utilizzare, quindi farò test sia con la perlite che con la zeolite, visto che hanno funzioni simili. A partire della primavera prossima vedremo nel dettaglio le coltivazioni nell'orto no dig, quindi il trapianto di tutte le piantine che mano a mano riuscirò a fare nel mio semenzaio. La scorsa primavera non ho acquistato alcuna piantina al vivaio, è stato un anno eccezionale da quel punto di vista. Ho commesso alcuni errori, e chi non ne fa, per quanto riguarda la protezione dal sole delle giovani piantine su alcuni tipi di colture, ma l'esperienza deriva dagli errori, quindi quest'anno sicuramente migliorerò da quel punto di vista. In estate vedremo se riesco a reperire tutti i componenti, un accumulatore di sabbia. È un'idea che ho in mente da un po', ovviamente non ho inventato nulla, c'è già chi ne parla, ma è importante come progetto perché se dovesse riuscire avrei a disposizione un accumulatore di calore importante da poter poi trasferire alla serra e in casa. Mi piacerebbe anche realizzare poi tronchetti di riscaldamento con la segatura, visto che ho già quasi tutti i componenti, anche lì mi sono arenato perché il tempo purtroppo è quello che è, ma da agosto prossimo dovrei avere molto molto più tempo a disposizione e molte cose cambieranno per il canale, quindi altro non dico e speriamo che vada tutto bene. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me quest'anno, siete aumentati tantissimo, gli utenti sono aumentati a dismisura, siamo ormai circa 43.000 iscritti, come dico sempre è ben oltre le mie aspettative, quindi tutto ciò che viene in più, sono contento che ci sia tutta questa voglia di vedere come si vive in campagna nel mio piccolo, tra cose che funzionano e cose no, magari sono di spunto qualcuno che può prendere le mie idee e migliorarle sicuramente. Io credo che quando si è stanchi di vivere in città, tornare in campagna e tornare un po' alle origini sia la cosa migliore, la semplicità delle piccole cose, essere felici anche soltanto di raccogliere due pomodori fatti in proprio, magari fatti dai semi come ho fatto io lo scorso anno, secondo me non ha assolutamente prezzo. Poi ovviamente ognuno ha le proprie aspirazioni, ma io ci sono arrivato dopo i 40 anni a vivere in campagna, non è detto che ci arrivino tutti ed è giusto così, ognuno deve seguire le proprie aspirazioni. Detto questo, io vi ringrazio ancora, vi auguro di passare delle feste serene in famiglia e come amo chiudere ogni volta questo genere di video, vi auguro lunga vita e prosperità.